www.maurizio.it. Condivido con voi il libro Crescita, reddito e stabilità, edito da Fidelity International, è scritto dal professor Matteo Motterlini in collaborazione con il dottor Matteo Perini. Dottor Motterlini è professore ordinario di filosofia e della scienza e titolare di corsi di economia cognitiva e neuroeconomia all'Università San Raffaele di Milano. Il dottor Perini ha conseguito un master in neuroscienze cognitive presso l'Università di Rotterdam con una tesi sulla finanza comportamentale. Leggo l'introduzione, la prefazione che pianificare il percorso. Negli ultimi anni i mercati finanziari hanno cambiato volto, imponendo agli investitori e operatori del settore un nuovo approccio alla costruzione dei portafogli di investimento. Azioni, obbligazioni e liquidità stanno assumendo ruoli ben diversi rispetto al passato. Le singole obbligazioni non sono più un porto così sicuro, a maggior ragione in un contesto di rialzo dei tassi. L'andamento dei mercati in generale ha esposto gli investitori a frequenti turbolenze. Molti investitori si ritrovano in portafoglio strumenti che non corrispondono più agli obiettivi di investimento che si erano prefissati e ricercano pertanto soluzioni semplici e chiare che partono proprio dalle loro esigenze. Inoltre, i portafogli in investimento sono spesso costruiti intorno a degli strumenti sottostanti, obbligazioni, azioni, eccetera, anziché agli obiettivi specifici che si vogliono raggiungere. Quando si decide di effettuare un investimento, è importante selezionare gli strumenti in grado di soddisfare i bisogni reali degli investitori, e per farlo occorre che il cliente sia consapevole delle sue scelte. Infatti, l'evoluzione normativa in atto mette sempre più al centro la figura del consulente finanziario e il suo ruolo di guida per i clienti che si trovano a investire in mercati via via più complessi. Non sono solo i mercati a essere complicati, la finanza comportamentale ci ha insegnato che anche la mente umana, quando deve ragionare in termini di rischio, incertezza, guadagni e perdite. Prima del suo avvento, gli economisti partivano dal presupposto che i mercati fossero pienamente efficienti, gli investitori fossero in grado di prendere decisioni di investimento razionali e le informazioni fossero accessibili a tutti. Queste assunzioni però sono state messe in discussione a causa della incapacità di spiegare il comportamento degli investitori realmente osservato. Negli anni 70, alcuni studiosi, fra cui il premio Nobel Daniel Kahneman, iniziarono a esaminare il processo decisionale umano in contesti denominati dall'incertezza. Il risultato degli studi sfociò in una serie di pubblicazioni sul tema della finanza comportamentale, dalle quali emergeva chiaramente che gli investitori deviano dalle assunzioni dei modelli e a razionalità perfetta in modi che sono sistematici e pertanto prevedibili. Un'esperienza di investimento positiva non può pertanto prescindere da una riflessione consapevole sui meccanismi che presiedono al processo decisionale e sugli errori nei quali spesso si incorre. Per questo una buona relazione tra consulente e cliente permette anche in caso di performance negative di neutralizzare la differenza tra il ritorno dell'investimento e il ritorno percepito dall'investitore e spostare virtuosamente l'attenzione da quest'ultimo sulla volatilità del momento e opportunità di ritorno nel lungo periodo. Questa è l'introduzione, ci saranno altri capitoli che avrò il piacere di condividere con voi in questi brevi video. Al prossimo capitolo di Crescita, Reddito, Stabilità del professor Matteo Motterlini. Alla prossima!